mi approccio per la prima volta a questa tecnologia, però con mia grande sorpresa devo dire che sembra molto promettente perché unisce, sembra unire la possibilità di studiare la densità minerale ossea senza l'utilizzo di raggi X, primo, quindi di dare l'opportunità a una parte importante della popolazione che non può essere sottoposta anche a raggi X, appunto donne in gravidanza, per esempio. E poi c'è anche il discorso che sembra coniugare anche aspetti ecografici, per ora solo di puntamento, e sembra essere anche operatore indipendente. Questa è un'altra cosa molto importante perché chiaramente fa la differenza con l'ecografia tradizionale, anche se questa non sembra essere una ecografia tradizionale, ma sembra essere appunto una spettrometria a radiofrequenze, ecografica a radiofrequenze, che ci permette di dare gli stessi risultati di una densitometria ossea o mineralossiometria, però in maniera molto abbastanza precisa e veloce e senza l'utilizzo appunto di raggi X, e sembra avere delle potenzialità anche per quanto riguarda lo studio muscolare, tendineo e del tessuto adiposo, e quindi di unire accanto agli aspetti dello studio della densità minerale ossea anche quelli che possono riguardare la sarcopenia, ad esempio, quindi essere utili anche nell'ambito soprattutto della prevenzione del rischio di fratture in quella popolazione di persone appunto che hanno sarcopenia e quindi hanno necessità di avere una diagnosi anche precoce di questo. Però questo poi verrà in un secondo momento, da quello che mi è stato detto. Nell'attività Sì. riabilitativa, uno strumento che appunto che quindi consente la reiterazione dell'esame, non dico limitatamente, ma comunque senza i vincoli dell'emissione ionizzante, può essere utile anche in chiave proprio di follow-up, di monitoraggio del percorso di guarigione. Assolutamente sì, perché nel momento in cui noi prendiamo in carico un paziente post-frattura, post-intervento chirurgico, è chiaro che il monitoraggio deve avvenire non solo per un fatto terapeutico, ma anche proprio per cercare di prevenire il rischio di cadute. Questo accanto a un studio anche del cammino, del movimento che noi facciamo usualmente con una gait analysis o comunque in ambito di un laboratorio proprio che si occupa dello studio del movimento, quindi assolutamente utile. Poi nella prevenzione anche in altre popolazioni come ad esempio le post-mastectomizzate, quindi può essere assolutamente utile, oltre che nei bambini, chiaramente nei bambini, certo.